Buon pomeriggio, ben trovati nell'ultima puntata di Open VAR, che è la trasmissione dove vengono discussi gli episodi arbitrali della penultima giornata di calcio di Serie A, in questo caso Juventus-Verona. Sono stati annullati due gol a Ken, speriamo perfettamente. E qui cerchiamo di spiegare come l'arbitro in sala VAR sia condizionato dai chip e dai che non ci sono in questo momento nel fuorigioco semiautomatico in Serie A, ma soprattutto dai frame. Allora, facciamo un'analisi nel momento in cui Juve-Verona, Ken si vede annullare la rete dell'1-0 per un fuorigioco millimetrico in partenza dell'azione. Questa è l'analisi in sala VAR dell'operatrice che si rivolge all'arbitro VAR Nasca. Guarda, questo me lo dà arancio. Dobbiamo controllare attentamente il punto. Controllo bene gli scheletri perché è tight. Posso confermare? Il sistema mi dà fuorigioco. Nasca segue la procedura e avvisa il direttore di gara Feliciani. Devi fare overrule per offside. Ken in fuorigioco in partenza. Ok, punto interrogativo. Millimetrico, ma è offside. Con Gervasoni che ad open bar spiega: bandierina arancione significa che siamo in presenza di un fuorigioco entro il mezzo metro. Difendente, attaccante, punto di rilascio del pallone. Avete visto con che cura è avvenuto il controllo? Quello lo sappiamo perché la Juventus è sottoposta a controlli rigorosissimi. Si fa un frame avanti, quello individuato dal fuorigioco semiautomatico, un altro indietro. È una tecnologia un po' diversa. Da qui la decisione dell'annullamento. L'operatore e il VAR devono verificare che il sistema abbia individuato il frame corretto. Quindi l'operatore deve controllare che la tecnologia abbia scelto l'immagine giusta e proprio nell'ultima frase di Gervasoni c'è la chiave dell'errore commesso in fase di valutazione sull'episodio che viene smascherato dalla messa in onda sostanzialmente dell'audio delle conversazioni VAR. Scusate, sta per cadermi il telefono. Si sente una voce femminile che non è arbitrale ma che è quella che probabilmente fa il report di quello che accade. Mostra tutte le immagini e prova ad avvisare i responsabili. Se prendo il frame scelto dalla tecnologia offside, se vado indietro di uno è buono, dice la voce, mostrando anche il frame precedente che appare inequivocabilmente come più corretto nel valutare quando Bremer colpisce per la prima volta il pallone. Ma chi decide non si prende la responsabilità di correggere la tecnologia e manda Feliciani la decisione sul frame che vede Bremer già quasi in fase di liberarsi del pallone. Allora, ricordiamo che il fuorigioco semiautomatico in questo caso si basa, secondo quanto dichiarato da chi lo produce, su un'approssimazione in mezzo secondo nella scelta del fotogramma. E in un secondo di video, e qui è l'elemento chiave, ci sono 25 fotogrammi al secondo. Allora, cosa succede? Nel momento in cui viene fatta una ripresa, la ripresa in un fotogramma, in un secondo a 25 fotogrammi. Per fare un rallenti ce ne vogliono 50, cioè esattamente il doppio. Poi, per non parlare dei rallenti in Formula 1, ma più che altro nel motociclismo, dove ci sono 120 frame al secondo, per cui i rallenti sono perfetti. Dove casca l'asino e dove c'è il grande arbitrio nel decidere? Sul fatto che con 25 frame al secondo, e in questo caso nell'analisi fatta dal VAR, beh, si prendono in considerazione soltanto due fotogrammi. Se ci fossero 50 frame, in questo caso 50 fotogrammi al secondo, le possibilità sarebbero ben 4. In questo caso i fotogrammi non sarebbero soltanto due da prendere in considerazione, ma sarebbero 4. E voi capite che con 4 tu riesci a individuare meglio il momento in cui il pallone effettivamente viene toccato. E su due puoi scegliere o un primo momento o un secondo momento. E questo è chiaro che è stata la decisione del VAR di scegliere il momento in cui la Juventus era in fuorigioco, in questo caso dove c'era il fuorigioco. Se ci fossero stati quattro fotogrammi da analizzare, la musica sarebbe stata ben diversa. Qui casca davvero l'asino nel far sì che ci sia una prova, cioè questa è una prova vera che l'arbitrio esiste anche in sala VAR. Al posto di quattro fotogrammi che non esistono perché sono 25 al secondo, ce ne dovevano essere quattro, avrebbero dovuto essere quattro,
E in questo caso i fotogrammi analizzati avrebbero potuto, cioè avrebbero dovuto essere 50 fotogrammi e 4 fotogrammi analizzati. Quindi ricapitolando, se i 25 fotogrammi sono in un secondo, loro hanno preso in considerazione due fotogrammi. Se i fotogrammi al secondo fossero, ma questo non accade, in questo fuorigioco semiautomatico, 50, sarebbero stati 4 fotogrammi da analizzare e probabilmente magari non sarebbe cambiato nulla. Però la scelta può cadere anche sul fotogramma giusto, cosa che qui alla fine non è accaduta. Questo è il quadro della situazione. C'è un fuorigioco semiautomatico, ma il chip nel pallone per scegliere l'esatto momento in cui il calcio viene dato e quindi la corrispondenza con il fotogramma in Italia, in Serie A, al momento non c'è e quindi si può fare un po' quello che si vuole. Ci vediamo presto.